viaggio dovrò andar. Monda la luna in viaggio ed il suo raggio ci manda. Questo paesaggio che miraggio, che sogno, che sogno. Come mulina a vento sotto la luna d'argento, dorme l'olandesino nel suo lettino vicino. Ogni cosa giace, tutto tace. Che pace, che pace. Odi, i pianti, parlano tra loro, tulli, 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 pan. Momarani fuori, tulli, 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 pan. Odi il canto delizioso, nell'incanto sospiroso. Parlano d'amore, tulli, 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 pan. Delizioso cuore, tutti i sogni miei ti giungerà. E di me ti parleranno. I meravigliosi tulli, 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 parlano. Parlano tra loro il tulli, 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 pan. Muoveranno in coro tulli, 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 pan. Odi tu, magico suon che viene dal cuore, pieno di languore, nell'incanto dei tuoi sogni, ottener amore. Non lo sa,
ci tien sui calzon, uè, sono di tipo non lo sa. E serio, serio se ne va per la città, si crede bello come un Apollo e satella come un polo. Quando è scassata la macchina? Ma come? Quella ve la chiami macchina? Quella mi pare una caffettiera scassata. Quanti pacchi ti hanno messo in coppa? Io dico che chi se ne trasloca. Ma che vuoi traslocare? Quello è uno scherzo di macchina. Mi pare una macchina di ritolino. Che la mia macchina, se poco la criticare, capito? Se l'amico la bella macchina, ma capirete che in quel dì della festa e andente in campagna a mangiare, che la famiglia modesta la ho in treno per minga stacca. Ma in della nostra famiglia che il decoro della nobiltà e con la mamma e la figlia in auto per un viaggiare. La mamma è uno, col papà è due, la nanna è tre, col cacà è quattro, una vecchia torpedo s'avanza, la famiglia Brambilla in vacanza. È fri fri, forza, è fri fra, dai, è cri cri, pronta, è cri cra, ciccia, passa monti, villaggi e città, la famiglia Brambilla che va. Quanto è prudente l'autista, ogni tanto si ferma a pensare. Un paracarro c'è in vista, porca locca, mi devi fermare. Ogni ciclista che viene, per potergli davanti passare, grida, guarda che vai bene, mentre si volta a guardare. La mamma con chi? Col papà. Perché? La nana Gattone? Col cagà. Esatto. Una vecchia torpedo s'avanza, la famiglia Brambilla in vacanza. E fri fri, e fri franio, e fri fri, e fri franio. Se fermate più avanti non va quella macchina fuori città. Noi la seguiamo e con occhio scaltro poi cerchiamo di indovinare quello che c'è da capo a piè. Ma le gambe a me piacciono di più. Sono belli gli occhi azzurri e le pene ancora in su. Ma le gambe sono belle ancor di più. Le manine deliziose si saprà accarezzare, ma tu gambo un po' nervosa ti faranno innamorare. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu. Ma le gambe sono belle ancor di più. Quando una maschietta dal musetto seduttore ti guarderà,
ti parlerà. Il tuo sguardo acuto, prepotente indagato, che cosa fa? L'avvolgerà. Saran belli gli occhi neri, saran belli gli occhi blu. Ma le gambe, a me piacciono di più. Saran belli gli occhi azzurri e nasino un po' all'insù. Ma le gambe, sono belle ancor di più. Due manine deliziose ti sapranno accarezzare, ma due gambe un po' nervose ti faranno innamorare. Saran belli gli occhi neri, saran belli gli occhi blu. Ah, ma le gambe, sono belle ancor di più. Il legame che stringe Italia e Germania in quegli anni non è solo un legame relativo a armamenti, strategie, guerra, legame tra popoli, legame tra ideologie. È un legame anche che sottende Mussolini a Hitler attraverso le donne che hanno condiviso con loro un tratto di cammino. Parliamo perciò di Angelika Raubal. Angelika, detta Geli, nasce a Linz il 4 giugno del 1908 ed è la nipote di Adolf Hitler, perché è figlia della sorellastra di questi, Angela. Geli cresce a Vienna, dove frequenta il liceo femminile Maria Hilfer Mädchen Gymnasium, con buoni risultati all'inizio. Poi peggiorano drammaticamente. E quando i risultati diventano drammaticamente negativi, deve ripetere la classe e la madre, Angela Hitler, la trasferisce al Real Gymnasium. Per completare gli studi, Geli si trasferisce dalla zia Maria Raubal a Linz, dove frequenta l'Akademisches Gymnasium. Nel 1923, quando Geli ha 15 anni, lo zio materno Adolf Hitler viene nominato suo tutore. L'anno seguente, nel 1924, Geli si reca con il fratello Leo Raubal a Landsberg am Lech, dove incontra lo zio per la prima volta. Nel giugno del 1927 Geli sarà una delle prime ragazze a conseguire la maturità. Nel 1927, dopo il diploma di Geli, lo zio la conduce con sé al congresso del partito nazista presso Norimberga e in altri luoghi di interesse, tra cui spiccano Berlino, Amburgo,